Con il Natale alle porte, Bitonto si colora a tema e lo fa con le vie e le piazze principali piene di addobbi e gente che approfitta per effettuare gli ultimi acquisti e per scambiarsi gli ultimi auguri. In Via Repubblica, Piazza 26 Maggio e Piazza Padre Pio, dove è stata allestita la casa di Babbo Natale, tanti i passanti a cui abbiamo strappato qualche parola per quel che riguarda la preparazione alle feste. Buonasera signora, come passerà il Natale quest'anno? Come gli altri anni. In famiglia. Famiglia. Poi Capodanno, Santo Stefano, che fate? Tutti a casa! Un dolce, che cosa preparate? Magari non so, tradizioni. Mostaccioli, sì. Pasticcini particolari, le solite cartellate, cuscinetti. Come le cose di Puglia, insomma. Come passerete Natale quest'anno? Noi a casa, benissimo, vieni gli qua. Acquisti, siete orientati su un acquisto particolare? Sì, abbiamo già comprato tutto. Avete comprato? Bracciali, cioccolato. Gioielli Pandora vanno per la maggiore. Quelli. Cosa mangiate particolare? Vabbè, Dolce, sì. tipico? Si sa, il Le baccalà, le cartellate come cartellate. dolce. Queste cose. Come al solito in famiglia, con i figli, i nipotini, i parenti tutti. E a Capodanno poi si vedrà. Beh sì, sono abbastanza felice, mi piace Bitonto, molto colorata, vedere queste nuove, diciamo, decorazioni che ci sono per le strade, tipo quelle che abbiamo fatto sul corso, in Via Verdi, anche vicino a casa mia, sono molto carine, mi piacciono, mi piace questo spirito natalizio. Come ogni anno, nelle forme tradizionali, in famiglia, bene, con il cuore rivolto comunque alla nascita di Gesù. Ci stiamo preparando spiritualmente, facendo opere buone, ma non solo a Natale, sempre.